Ciao a tutti, come va? Io, diciamo, bene. Voi come state? Cosa mi raccontate? È un mese che non ci sentiamo, lo so. Sono consapevole del fatto che sono, tra virgolette, sparita per un mese. No, non voglio chiudere il canale, non sono qui per annunciare la mia sparizione. Non sono qui per annunciare la chiusura di tutto ciò. Non sono qui per dirvi che smetto di fare video. Anzi, sono qui per dirvi che sono tornata. Oggi sono qui per affrontare un discorso abbastanza complicato per me. Quindi vi chiedo la cortesia di ascoltare bene queste mie parole e di cercare di capirmi in qualche modo. Molti di voi forse si ritroveranno o si trovano nella mia stessa situazione. Forse alcuni di voi in questo momento si catapulteranno nella mia vita e riusciranno a capirmi a fondo. Altri non riusciranno a capirmi, ma comunque oggi sono qui per parlarvi un pochino di me. Sono qui per parlarvi di Silvia, non sono qui per parlare a nome di Silvia Show, la ragazza che fa parodie, quella che fa i video. Sono qui per parlare proprio di Silvia Oliver, un'adolescente come tutti che non fa altro fare video dalla mattina alla sera, non fa nient'altro di speciale se non andare a scuola, uscire con gli amici. Un'adolescente normalissima. Oggi sono qui per parlare un pochino di me, della mia situazione, del perché per un mese sono, tra virgolette, sparita e di altri argomenti. Oggi non sono qui per fare la vittima, non sono qui per piangermi addosso, non sono qui per versare lacrime o ripensare al mio passato o pensare alla mia situazione attuale. Sono qui soltanto per esporre a tutti quanti ciò che mi ha portato a, tra virgolette, prendermi una pausa. Ho avuto bisogno di tempo per riesaminare tutto quello che mi è successo in arco di questo periodo. Allora, come iniziare? Non lo so. Diciamo che sono un mese che non faccio video ed è abbastanza strano mettermi qui davanti alla telecamera adesso e registrare. Dico che è strano perché ogni volta che accendo la telecamera mi immergo nel mio mondo. Io amo fare video, amo stare a contatto con le persone che mi seguono, amo far vedere a tutti ciò che faccio durante la mia giornata, amo creare contenuti, che siano belli o brutti. Amo follemente, ma veramente follemente, il web. Il web mi ha dato tanto, mi ha anche tolto, però io a YouTube e a tutti i social che lo accompagnano devo molto. Ma comunque, per non dilungarmi, oggi voglio parlarvi un pochino del perché sono sparita, della mia situazione clinica e di alcuni fattori che mi hanno portato a dire ok, abbiamo bisogno di una pausa. Tutti coloro che mi seguono su Instagram forse già sapranno della notizia che sto per dare, che non è una notizia pazzesco quant'altro, è semplicemente una situazione che ho vissuto e che voglio dire anche qui in video per lasciare un ricordo, diciamo. Ripeto di non prendere veramente questo video come un vittimismo o una giustificazione, è soltanto Silvia a parlare. Qui sono semplicemente io che vi racconto la mia vita, qui sono semplicemente io che mi racconto. Io all'incirca 3 settimane fa ho perso mia cugina, che è venuta a mancare a causa di un... è venuta a mancare a causa di... Ok, mi ero ripromessa di non fare così, diciamo, di non reagire così o di non mettermi a... Vabbè. Ok, scusate. All'incirca un mesetto fa, appunto, è venuta a mancare mia cugina e ho subito questo grandissimo trauma. È venuta a mancare a causa di problemi che tanto sono stati già resi pubblici, perché è andata a finire sui giornali e ovunque, perché è un fatto di cronaca abbastanza, come si può dire, succolento per i nostri scrittori, i nostri giornalisti. Mia cugina all'età di 5 anni, all'incirca 3 settimane fa, è venuta a mancare perché si è soffocata con un pezzettino di wooster e non si è potuto fare nulla e questo. Ok, ma non è questo il punto, cioè non è questo lo scopo del video, non è quello di piangersi addosso come ho già detto, perché ho avuto già il mio tempo per riflettere e apprendere questa cosa che è insopportabile da sostenere. E da quel momento credo di aver voluto davvero prendermi una pausa, perché avevo bisogno di staccare, avevo bisogno di riflettere e di accettare la realtà. Mi dispiace davvero, mi dispiace immensamente. Se in questo periodo sembro diversa, non sembro io, sembra che ci sia un'altra persona su questo canale, che non c'è più la Sivi che scherza e ride H24, o che non c'è più niente di ciò che c'era prima. Ma dovete sapere che appunto
quando succedono determinate situazioni non riesco ad essere me stessa e non riesco ad essere anche felice, diciamo così, perché non sono notizie che ti migliorano la vita queste, anzi. Ma comunque, dopo questa perdita, ho avuto svariati problemi miei personali, tra cui quello della gastrite, perché mi è stata diagnosticata la gastrite cronica. Questo ha portato a farmi riflettere ancora di più sulla mia situazione, perché io molti anni fa ebbi dei problemi con il cibo, essendo che subì un trauma a causa di una storia che mi venne raccontata da parte di una persona che mi raccontò che suo fratello, suo cugino morì soffocato da un pezzo di carne. Questa storia mi aveva completamente scioccata, ero tipo alle elementari, prima media, e io non mangiai carne per 3 anni. Tutte le cose che mangiavo me le facevo frullare perché avevo la costante paura di soffocarmi. Io ho sempre bevuto Coca-Cola sin da bambina, quindi mi sono sempre scolata litri e litri di questa bevanda gassosa. E voi immaginate una ragazzina, una bambina che non mangia, beve soltanto Coca-Cola, i succhi gastrici che comunque se non gli arriva niente da mangiare si forma soltanto dell'acidità. Quindi immaginate questa bevanda, già che è acida di suo, più i succhi gastrici, cosa hanno fatto all'interno del mio stomaco. In arco di questo periodo, che parte da inizio dicembre ad ora, ho fatto avanti e indietro per gli ospedali, per visite, per dei crolli, per la gastrite, perché ragazzi fa davvero male quando vi prendono quegli attacchi proprio qui sotto alle costole, proprio sotto i polmoni, all'altezza appunto dello stomaco, vi prendono queste fitte fortissime e voi non potete fare altro che aspettare che passino o davvero piangere. Io una volta soltanto ho pianto per il dolore ed è successo appunto a dicembre. Fatto sta che una settimana fa sono andata a fare un'altra visita ed è risultato fuori appunto che la mia gastrite è in fase di peggioramento, non si può dire, però è l'unico termine che mi viene in mente per definirla, e ora devono stabilire l'intervento, perché dovrò operarmi, come avete letto dal titolo, non è un titolo clickbait o quant'altro, dovrò operarmi per il semplice fatto che io non ho saputo regolarmi, ho lasciato correre, ho fatto finta di niente, ho fatto finta che la Coca-Cola in realtà mi facesse bene, ed ora mi ritrovo qui ad affrontare questo grande problema. Ho questa grande paura, diciamo, di affrontare l'intervento, questa grande paura di... non lo so ragazzi, io ho paura di queste cose, io ho paura degli aghi, figurati se non ho paura di un intervento. Non so definirvi con esattezza che cosa si deve fare, ma da quel che so il mio stomaco è praticamente forato. Non lo so ragazzi, ve lo giuro, ve lo sto spiegando nel modo peggiore del mondo. Mi si era anche scaricata la batteria. Ho questo problema con la gastrite da ormai abbastanza tempo. Ve ne avevo già parlato, però da lì in poi è andato tutto quanto a peggiorare, perché adesso mi ritrovo a subire questa situazione. Ve lo giuro che non so spiegarvi bene in cosa consiste l'intervento, in cosa consistono le visite che dovrò fare, le medicine che dovrò prendere. Adesso mi hanno prescritto questa, che devo prendere ogni qualvolta ho mal di stomaco o fitte. In più a giorni posterò nelle mie Instagram stories delle prove di questa situazione, perché non mi piace dire le cose senza mostrare niente. Ora non mi pare il caso di mettermi qui in video a farvi vedere tutto, perché dovrei censurare tutti quanti i miei dati. Quindi io vi chiedo la cortesia, il favore di seguirmi sul mio profilo Instagram, cvshowofficialnick, qua link in descrizione, così da rimanere aggiornati su tutta la mia situazione attuale, perché in questi giorni che verranno a seguire posterò delle cose inerenti a questo discorso che sto facendo, proprio per darvi una spiegazione super mega dettagliata, con tanto di prove. Questo è ciò che ho visto io in questo mese. Non mi sono dedicata al pattinaggio o a piantare i cactus, semplicemente sono stata questo mese a piangermi addosso, a distruggermi di lacrime, perché davvero ragazzi me ne sono successi tutti i colori. L'altro giorno un tipo mi è venuto addosso, 3 settimane fa ci sono venuti addosso a me e al mio fotografo mentre il mio fotografo guidava, ci è venuto addosso un motorino, poi sono andata a finire all'ospedale tipo già 3 volte, ho dovuto fare una trasfusione di sangue. Tutte a me, davvero ragazzi, quando vi dico che tutte le cose succedono a me è perché tutte le cose succedono a me. Ma tralasciando questo, invece, dandovi una notizia bella, è che appunto sono tornata completamente. Torneranno le parodie, torneranno i vlog, torneranno i prank, e in più arriverà sul canale un nuovo format che davvero non vedo l'ora di presentarvi, perché è il progetto tanto ambito di cui vi sto parlando da un anno, che seriamente ci sto lavorando da un anno. Ovviamente a questo progetto non ci sto lavorando soltanto io, ma anche dei ragazzi che adesso stanno facendo di tutto
tutto per far sì che sia perfetto. Poi ovviamente con il tempo vi ripresenterò e li ringrazierò anche pubblicamente, perché senza di loro forse, anzi molto probabilmente, non sarei poi qui a parlarvi di questo grandissimo progetto. Posso spoilerarvi che è una cosa che è legata alla recitazione. Ora questa qua sembra la solita frasetta fatta da qualsiasi youtuber: io amo recitare, amo recitazione, amo tutto ciò che circonda il mondo del cinema. Stare sui set è una grande emozione, posso dire così, perché me ne aspetteranno un po'. Dovrò stare su abbastanza set nell'arco di questi mesi, però non voglio spoilerarvi ancora la grande notizia o darvi degli spoiler che vi fanno capire tutto. Voglio soltanto anticiparvi appunto che su questo canale verrà inserito un nuovo format che mi aiuterà in futuro e che spero vi piaccia, perché è una cosa veramente pazzesca per me. Ho avuto uno sbalzo d'umore da così a così in questo video, però è perché davvero sono super excited di presentarvi questa cosa. Vi ricordo davvero, ma seriamente, di seguirmi sul mio profilo Instagram, perché lì vi do tutti quanti gli aggiornamenti della mia vita, tutto ciò che riguarda il canale, la mia situazione fisica, la mia situazione psicologica. Quindi per qualsiasi cosa davvero mi trovate H24 su Instagram, nelle Instagram Stories. E vi chiedo davvero di seguire le storie in questi giorni che verranno a venire, perché voglio che tutto sia messo in chiaro, voglio che voi stessi vediate con i vostri occhi le analisi, tutte le volte andare in ospedale, perché davvero essere nominata come una che spara cazzate di certo non mi va. Essendo che sono tutte situazioni che ho vissuto e che sto vivendo, che però non ho mai lasciato trasparire, perché sul mio profilo, in generale sul mio canale, ho sempre voluto portare allegria e trasmettere positive vibes. Però nell'arco di questo mese ho visto soltanto negative vibes e allora ho detto no, non mi va di condividerle, perché non ha senso che io carichi i miei problemi su delle persone che forse hanno dei problemi anche più grandi dei miei. Ma comunque questo è per dirvi che sono ufficialmente tornata, torneranno tutti i video che ho sempre fatto, è tornata la Silvia che tanto aspettavate, colei che ha la voglia di creare, colei che vuole fare video, colei che vuole fare contenuti, è tornata Silvia Show, ragazzi. È un po' stupido da dire quando ancora non vi ho presentato niente, però lo vedrete con le settimane a venire. Vi ricordo che i video su questo canale escono ogni lunedì e ogni venerdì alle 15:30, ormai da 4 anni. Volevo ringraziarvi perché siamo 482.000 iscritti, siamo a quasi 500.000 ed è un traguardo pazzesco per me, davvero quasi 500.000 di persone mi segue. Ma comunque voglio finire questo video con il sorriso, perché ragazzi, certe situazioni bisogna passarle, bisogna andare avanti per non soffermarsi e non essere legati morbosamente alla vita e a tutto ciò che la rende triste. Io semplicemente vado avanti, come dovete fare voi se state vivendo una brutta situazione. Sappiate che ogni periodo passa. Come io sono riuscita a passare il mio, sono sicura che voi dall'altra parte dello schermo riuscirete a passare il vostro. Io credo molto in voi, credo nella mia generazione, credo che siamo delle persone forti e che non possiamo farci abbattere sin da subito. Cioè, se a 16 anni abbiamo già dei problemi che ci sembrano più grandi di noi, allora a 20-30 anni che facciamo? Lì sì che ci saranno dei problemi grandi da affrontare, della vita vera e non del ragazzo che non ti risponde in direct. Comunque niente, io vi mando un grande bacio e sono ancora felicissima di dirvi che sono ufficialmente tornata e che ci aspettano tante cose belle. Questo è un anno che davvero spero mi regali davvero tante emozioni, anche se me ne sta già regalando adesso, però hey, non vi dico ancora nulla per lasciarvi sulle spine. Sono felice di essere tornata. Vi mando un bacio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qualcosa, non lo so, qualsiasi cosa. Voglio la vostra opinione sulla mia situazione, su questi progetti, su... non lo so, davvero, ho bisogno di voi, perché voi siete parte integrante della mia vita e ormai con voi condivido qualsiasi cosa. Perciò sono felice di leggere ciò che avete da dirmi. E nulla, ancora un grande bacio e vi auguro buon proseguimento della giornata, della serata, buonanotte, buongiorno. Non so quando starete guardando questo video.